Benissimo, allora dunque una sorpresa oggi, nel senso che interrompo temporaneamente cioè solo per un video o al massimo due, interrompo il video, cioè la playlist, scusate, il ciclo sulla Costituzione italiana per invece fare un video che fa parte di un'altra playlist, farà parte di un'altra playlist, quella sulla mia biblioteca privata. Perché? Perché ho finito di leggere, come avevo annunciato, no? Che quando avessi finito di leggere non ne avrei parlato, l'ultimo acquisto della mia biblioteca privata, appunto, no? E La tradizione occulta di David Katz, che me l'ha regalato mia madre, non l'ho trovato io, l'ho trovato su una bancarella e ho pensato che mi potesse essere utile. Allora, ti avevo annunciato che insomma l'argomento era interessante, ne avrei parlato una volta finito di leggerlo. Allora, faccio vedere di nuovo la copertina con i particolari, La tradizione occulta di David Katz. Non ridete perché dunque Katz si pronuncia così. Si scrive Katz, in tedesco significa gatto, da quel che ricordo, insomma, quindi immagino che sia di origine, cioè sarà classico americano di origine tedesca, no? America, ovviamente trovi cognomi e anche nomi di tutte le nazioni del mondo. E sottotitolo è Dal Rinascimento a oggi. Templari, massoni, Rosa Croce, teosofi, seguaci della New Age, fondamentalisti, no? E uno leggendo così dice: wow, c'è tanta carne al fuoco, no? Perché Templari, massoni, Rosa Croce, teosofi, seguaci della New Age, fondamentalisti, no? E dice: quale sarà insomma poi il tema, il trunion, appunto, questa tradizione occulta? E dunque, vi leggo il frontespizio, no, all'interno, tanto per farvi un'idea della tematica. A partire dal Rinascimento, in Europa ha cominciato a circolare l'idea che esiste un sapere segreto, nascosto nei testi sacri o nella storia, e che alcuni eletti possono conoscerlo e utilizzarlo, perché l'intero universo è interconnesso e soggetto a forze che questa scienza occulta può controllare. È un atteggiamento che continua a fare proseliti, malgrado i successi della scienza ufficiale e la secolarizzazione della società. Nella sua accurata sintesi, no comment, David Katz, uno dei maggiori studiosi di occultismo, messianismo e fondamentalismo religioso, segue questo filone della cultura occidentale nelle sue varie manifestazioni, dalla nascita dei Rosa Croce e della massoneria alle visioni di Swedenborg, dal sincretismo con la Kabbalah e con le religioni orientali alla parapsicologia, dall'esoterismo fino all'attuale New Age. È una vicenda culturale che ha protagonisti di rango, da Isaac Newton a Rudyard Kipling, e molti legami, a volte insospettabili, con la storia della filosofia, della letteratura e delle arti. Ricostruendo 5 secoli di tradizione occulta, Katz porta alla luce la visione del mondo che l'ha ispirata e la sua sorprendente continuità attraverso i secoli, nelle molteplici etichette e denominazioni in cui si è manifestata e si manifesta. No, e poi, se si vuole sapere qualcosa dell'autore, David Katz ha ottenuto il dottorato all'Università di Oxford, insegna all'Università di Tel Aviv, dove dirige il Dipartimento di Storia, ed è membro della Royal Historical Society. È autore di saggi sulla storia degli ebrei, The Jews in the History of England, sul messianismo, Messianic Revolution, con Richard Popkin, e sul fondamentalismo cristiano, God's Last Word, Reading the English Bible from the Reformation to Fundamentalism, cioè la storia e gli ebrei nella storia d'Inghilterra, la rivoluzione messianica e le ultime parole di Dio.
leggendo la Bibbia inglese dalla Riforma al fondamentalismo. Dunque, allora, parlando del libro, no? Di come l'ha trattato, io vi posso dire solo, se volete comprarlo perché vi interessa, compratelo, però io sinceramente non credo che sarebbe una scelta molto oculata, cioè non lo so quanto vi può essere utile. A me personalmente è stato un pochettino utile leggerlo, no? Ma sinceramente, cioè, oddio, poi come libro di consultazione per consultare, non so, certi episodi, certi, per sapere qualcosa riguardo certi personaggi, cioè, vabbè, ho saputo qualche cosa di interessante. Per esempio, la cosa più interessante che ho scoperto è come è stato scoperto il fosforo, che io non lo sapevo come è stato scoperto, adesso non mi ricordo neanche chi, dovrei recuperare il brano, no? Ma praticamente un alchimista, credo nel 600-700, voleva, ovviamente, il buon alchimista voleva cercare di ottenere l'oro. Cosa fa? Ha pensato bene di bollire e restringere l'urina, no? Perché evidentemente nelle credenze degli alchimisti, o forse nella sua specifica credenza, siccome l'urina è dorata, non potesse contenere oro. Allora, facendola bollire, ribollire, ribollire, no? Restringerla, ha ottenuto una sostanza vischiosa, cioè non ha tenuto l'oro, ma ho ottenuto una sostanza vischiosa che era fosforo. Io non immaginavo che nell'urina potesse esserci così tanto fosforo, no? E poi ho scoperto che lo si poteva incendiare, e, insomma, che emanava luce, e allora, insomma, poi ha cominciato anche a venderlo adesso non mi ricordo che scopo, ma comunque proprio per questo fatto di emanare luce, di potersi incendiare. Ecco, no, allora, siccome già a suo tempo, io, siccome ogni tanto, fin da bambino, no, ho sempre avuto la passione di fare esperimenti strani e schifosi, con grande dispiacere di mia madre. Ecco, allora, una cosa che sempre, che non ho mai fatto, ma che ci penso spesso, bollire l'urina e farla restringere, non per ottenere l'oro, ovviamente, ma pensavo di usarlo come diserbante, no? Perché si sa che l'urina in piccole quantità, cioè se fai la pipì sul tuo giardino, fa bene al giardino, no? Perché si dice azotare le piante, no? Però se invece ne butti tanta continuamente nello stesso punto, stermini tutto, no? Uccidi le piante, no? Allora pensavo magari se si poteva usarla poi appunto per diserbare sul marciapiede, no? Limitare le erbacce, no? Cose di questo tipo. Ecco, questa è stata la cosa più interessante che ho trovato in tutto il libro, per farvi capire quanto interessante l'ho trovata. Cioè, insomma, sono rimasto molto deluso. E uno dice, ma accidenti, con tutti questi argomenti, cioè un professore accademico dal Rinascimento a oggi, templari, massoni, rosacroce, teosofi, seguaci della New Age, fondamentalisti, con tutta sta carne al fuoco, insomma, dovrebbe fare faville, no? Ecco, cioè, però se notate, il libro non è, ma sono poco più di 200 pagine, insomma, cioè, gran parte è nota, diciamo 220, 230, ecco, e poi sono tutte note, a partire dalla pagina 230 sono tutte note, per altre 50 pagine, magari non proprio 50, ma insomma 40, e uno dice, ma sostanzialmente in concreto, cosa c'è in questo libro? Allora vi dico quali sono i limiti di questo libro. Allora, se voi conoscete già l'argomento, no? Nel senso, conoscete chi erano i templari, i massoni, i rosacroce, i teosofi, i seguaci della New Age, i fondamentalisti,
e anche i mormoni. Qua non vengono elencati i mormoni, però parla parecchio anche dei mormoni. Ci sono state alcune cose interessanti, vabbè, che ho saputo sui mormoni, ma mica tanto, perché appunto in questa linea di tradizione occulta ci sono anche i mormoni. Allora capite più o meno di che cosa si sta parlando. Ma sei un poveretto, no? Cioè, mettiamo, è uno che non si è mai accostato a questi argomenti, non sa cosa sono esattamente né i teosofi, né i Rosacroce, e magari neanche esattamente i massoni, cosa dicevano, cosa dicono, cosa insegnano, ma soprattutto i Rosacroce, i teosofi, i mormoni, cioè se uno non sa che dottrine avevano, vi assicuro che alla fine del libro ne sa quanto prima, ne sa quanto prima. Cioè, in tutto il libro non vengono spiegate in nessun modo le dottrine le dottrine di questi vari movimenti, no? Cioè non è che si venga a sapere esattamente cosa sono i mormoni, cosa insegnano nella dottrina, no. Vengono solo, cioè, uno dice, ma allora di che cosa parla? Parla di alcuni aspetti, alcuni personaggi di tutti questi movimenti, no? Per esempio Swedenborg, che a dire il vero occupa un posto particolare, che è stato ispiratore. Swedenborg era, diciamo, una sorta di medium, no? Cioè diceva di avere rivelazioni dall'aldilà, no? E aveva elaborato tutta una dottrina di tipo gnostico, esoterico, appunto non solo sull'aldilà, ma anche sull'aldilà, sulla natura dell'universo, i rapporti tra il mondo spirituale e il mondo materiale, no? E ha ispirato molto appunto la cultura esoterica successiva. Swedenborg è vissuto nel 700, se ricordo bene, e uno, certo, leggendo questo libro viene a sapere, e non sa nulla di Swedenborg, viene a sapere che Swedenborg è esistito. Però poi, a conti fatti, se poi gli si chiede Swedenborg esattamente cosa insegnava, esattamente, no? La dottrina di Swedenborg, ah, non lo so, non ho mica capito. Cioè, voi capite che, insomma, di che utilità può essere un libro del genere? Io ho avuto l'impressione che il signor Katz, no, ha detto, ho bisogno di guadagnare un po' di soldi, allora facciamo un bel libro che si chiama La tradizione occulta, che dice che, in cui dico, all'inizio che parlo di Rosacroce e via dicendo, massoni, templari, via dicendo, la gente, tanta gente si interessa a questi argomenti, allora me lo comprerà di certo, no? Poi se rimangono delusi, cazzi loro, no? Appunto, cazzi loro, signor David Katz. Per esempio, il Rosacroce, parla dei Rosacroce senza mai dire che chi erano i Rosacroce, no? Che cosa consisteva questo immaginario movimento, perché in realtà i Rosacroce non sono mai esistiti concretamente, no? Erano più che altro un mito costruito a bella posta. Questo per far capire che non era necessario internet a quel tempo per inventare e propagare una bufala. Ecco. Naturalmente adesso ci saranno quelli che mi diranno: ah, ma i Rosacroce non erano una bufala, e via dicendo, sono esistiti veramente. Glielo lascio credere. Io però dico, non c'è nessuna prova che siano mai esistiti, e anzi, ci sono prove che si è trattata di un'invenzione. Bella e buona, no? E soprattutto poi, per quanto riguarda, per fare un altro esempio, anche la teosofia, si parla della Blavatsky, così un po', si racconta della sua vita, e soprattutto si narrano di episodi specifici, no? Magari di opere letterarie specifiche che hanno dei collegamenti, però poi di cosa di
cosa insegnava la teosofia, poi viene detto che ha dei collegamenti, cioè la teosofia è madre della New Age, dalla New Age deriva direttamente dalla teosofia, e questo, in fin dei conti, lo sappiamo già tutti noi che sappiamo già cos'è la teosofia e cos'è la New Age, ma il povero disgraziato che non sa, conosce né l'uno né l'altro, resta così, dice: vabbè, ho saputo che c'è un legame, però non so né cos'è una né cos'è l'altra. Insomma, no, o la Wicca, viene citata anche la Wicca a un certo punto, ma non viene che è stata fondata da Gardner, però, che è fra i movimenti neopagani, però non viene spiegato assolutamente nulla. Cioè, secondo me, questo non è fare storia delle religioni. Cioè, a rigor di logico, questo sarebbe un libro di storia delle religioni, perché cos'è che afferma? Che ci sarebbe appunto una tradizione, l'idea che dal Rinascimento in poi che ci sarebbe una dottrina occulta che viene nascosta di più e che viene tramandata solo da degli iniziati, e già questo mi viene da dire come se fosse un'invenzione del Rinascimento, ma scusate, anche nell'antichità classica, da Orfeo in poi, noi vediamo che c'è tutto un fiorire di movimenti misterici ed esoterici si fondano, fra cui le varie correnti dell'gnosticismo, dell'orfismo, del pitagorismo, di cui ho già parlato, tra l'altro ho accennato, no? Che affermano tutte che esiste una conoscenza segreta che è preclusa ai più e che solo pochi iniziati possono capire e conoscere, no? E che dà il potere di conoscere l'universo, di conoscere le leggi dell'universo e in qualche modo di sfruttarle a proprio favore, possiamo dire, no? E che è in fin dei conti una prefigurazione mistica del sapere scientifico. Cos'è il sapere scientifico? È un sapere, in fin dei conti, riservato a pochi, perché pochi riescono a capirla veramente, no? Hanno l'intelletto sufficiente per capirla, e che dà il potere di controllare le forze della natura. Naturalmente, eliminate tutta la parte mistica, spirituale e via dicendo, che a dire il vero sta occhieggiando, però, nella scienza, soprattutto per quanto riguarda la cosmologia, vediamo che c'è come quasi una ripresa dell'aspetto mistico. Se noi pensiamo alla, vabbè, la meccanica quantistica, lì se ne è parlato fin troppo, però c'è certe scoperte cosmologiche, come per esempio sulla struttura dell'universo, adesso sembra che abbiano scoperto che l'universo ha la struttura di un cervello umano, no? Quindi quello che era stato buttato dalla porta, il misticismo, rientra dalla finestra. E questo per dire, no? E quindi naturalmente dal Rinascimento in poi, quando ha cominciato a formarsi di nuovo nell'uomo, cioè con il rifiorire della civiltà, no? Sulle fondamenta della civiltà classica, la civiltà moderna si fonda sulla civiltà classica, no? Cioè, il Rinascimento dov'è che si fonda? Sull'antichità dei Greci e dei Romani, no? Si riscopre la voglia di capire, di conoscere la natura delle cose attraverso la conoscenza, la ragione anche, no? E comincia ad occhieggiarsi di nuovo la scienza come aveva cominciato a fiorire nell'antica Grecia, e di conseguenza, no? Di conseguenza c'è questo, fra tutti questi movimenti esoterici, questa convinzione comune che la, come dire, che deve esistere una dottrina della conoscenza della natura delle cose, una dottrina segreta, una tradizione occulta, no? Che poi però ognuno interpreta a modo suo, perché ovviamente le dottrine dei massoni non sono quelle dei templari, che non sono quelle dei teosofi, che non sono quelle dei mormoni, che non sono quelle dei fondamentalisti, che ci abbia messo dentro anche i fondamentalisti.
Mi ha stupito un po', no? Qual è il legame che i fondamentalisti evangeliche ci avrebbero con tutti gli altri, con i mormoni e con i massoni, teosofi e via dicendo. Semplicemente perché i fondamentalisti islamici, no, scusate, evangelici, hanno, come dire, un'interpretazione simbolica esoterica dell'Apocalisse, no? Che è piena di simboli esoterici, e poi ovviamente loro lo interpretano per menestrare le solite storie di tipo evangelico, cioè non è che si distinguono più di tanto dal panorama della tradizione cristiana, no? Mentre tutto il resto, sì, tutti i vari movimenti, teosofi, mormoni e via dicendo, Rosa Croce e via dicendo, pur magari rimanendo cristiani, lo interpretano il cristianesimo in modo tutto loro. Comunque, qui chiudo per il momento e vi dico: se volete comprarvelo, vabbè, ecco, non ve lo posso impedire, però io sinceramente non ve lo consiglio. Ecco. Casomai prendetelo in biblioteca, cioè ottenetelo in prestito in biblioteca, dateci un'occhiata e solo dopo potete decidere se acquistarlo o meno. E per il momento vi saluto, arrivederci.